sindaco consegna della Costituzione neo 18enni maceratesi, un gesto simbolico per ricordare la storia della democrazia. Sì, per ricordare la storia della democrazia, ma un segno molto importante, perché questi ragazzi adesso o continueranno a fare l'università o troveranno lavoro e quindi saranno il nostro futuro. Quindi è bello fare anche queste cose per dire a loro che contiamo molto su di loro, su tutte le loro capacità, e oggi i ragazzi ne hanno tante di capacità. Io penso che i ragazzi oggi sono molto più preparati di quando io ero 18enne. Quale vuole essere il senso di questa manifestazione rivolta ai neo 18enni? Credo una manifestazione importante, organizzata dal sindaco, soprattutto una manifestazione che segna un po' il passaggio del testimone alle nuove generazioni di quelli che sono i valori della nostra Costituzione, quindi dell'essere appartenenti ad una comunità e dell'essere titolari di diritti ma anche di doveri. Quel 2 giugno del 1946 rappresentava per il paese una rinascita, ecco, forse mai come in questo momento quel ricordo diventa molto attuale. Direi che c'è una similitudine. La Costituzione del 1946 nasce dalla tragedia della guerra e quindi è intrisa di sofferenze, di sacrifici, ma c'era anche, diciamo, il protagonismo di tante donne e uomini che agirono per far rinascere il paese. Credo che oggi noi dobbiamo recuperare quel senso di protagonismo per far rinascere il nostro paese dopo questa terribile pandemia che ci ha colpito, creando tanti lutti, e visto che oggi premiamo i giovani, ha un po' stravolto anche il loro percorso di vita.